commosso saluto di Berlino e le grandiose dimostrazioni tributate al capo del Reich lungo tutto il percorso in territorio tedesco, il treno del Führer è entrato in Italia. Col saluto festoso delle organizzazioni fasciste schierate lungo i binari, comincia il viaggio trionfale di Hitler verso Roma. Dal Brennero a Roma, l'Italia ha salutato il Führer con la disciplinata compostezza delle sue formazioni politiche e con la sua schietta anima popolare. Intanto, l'urbe ha preparato per il Führer un addobbo nel quale il pasto si unisce alla più maestosa semplicità, fascio ritorio alla croce uncinata, e intrecciano nel vento i colori delle due nazioni. Alla stazione Ostiense, il Duce, accompagnato dal ministro degli esteri Conte Galeazzo Ciano, raccoglie Sua Maestà il Re Imperatore. Ecco il treno del Führer, che viene salutato dagli squilli attenti e dalle gravi note dell'inno germanico. È il momento solenne dell'incontro fra il Führer della Nuova Germania, il re imperatore e il duce fondatore dell'impero. Dopo il cordialissimo scambio di saluti al momento dell'arrivo, il primo incontro fra il Duce e il Führer è avvenuto al Palazzo del Quirinale, dove il fondatore dell'impero si è recato insieme ai ministri Ciano, Starace, Alfieri. Poco dopo, i due condottieri uscivano dal palazzo e prendevano posto in un'automobile scoperta. Nelle macchine del seguito erano anche i ministri del Reich, von Ribbentrop, Hess e Goebbels, che avevano raggiunto nel frattempo i colleghi italiani. I vari reparti sono schierati sulla via del Circo Massimo, lungo il viale Africa, sino a Porta San Paolo e quello di Porta Capena. È una delle zone più sacre per le vestigia di Roma imperiale. Al soldato ignoto verrà compiuto nella cornice di un solenne rito guerriero. Un immenso quadrato di legionari occupa tutta la parte centrale della piazza. Il Führer aiuta quattro combattenti tedeschi a deporre la corona d'alloro dai nastri rossi con gli emblemi della croce uncinata. I due capi si irrigidiscono ora nel saluto all'ignoto eroe. Comando del saluto ha fatto levare in alto una selva di pugnali, un canto solenne sorge dalla massa dei legionari, lento e pieno di virile dolcezza. È la preghiera del legionario prima della battaglia. Ascoltandola si comprende come la volontà
volontà guerriera dei legionari di Mussolini sia oggi assurda dopo le dure prove di combattimento, a mistica dell'eroismo e del sacrificio. La prima giornata del Führer nella città eterna si conclude davanti a una moltitudine immensa, ma il grande appuntamento è per domani nella via dei Fori Imperiali, dove si svolgerà davanti a Hitler l'imponente parata di tutta la forza bellica italiana. Nessun romano mancherà allo storico evento che suggellerà il patto di collaborazione tra due razze create per intendersi. Umberto, alzati, su. Vabbè, ma... Fabio, Arnaldo, alzatevi. Romana, vai prima tu al cesso che sarà più lungo. Maria Luisa, svegliati. Emanuele? Emanuele? Alzati che è tardi. State per rompere i coglioni dalle 5 di mattina. Veramente sono quasi le 6. E sei? Ma non mi potevi svegliare prima? Sono tre volte che ti chiamo. Così poco? Te l'ho fatto ristretto. Maria Luisa, alzati. Tu sei capace di far aspettare pure Hitler. Ah, tu guarda, e sei. Manca.
che tempo di fare ginnastica. Ti potevi ritirare prima ieri sera. E perché? Ma uno non si può più fare una partita con gli amici. Sì, con gli amici. Ah. Plitto, subalo di mamma, su. Ehi. C'ho sonno. Certo che fa il sana creatura a quest'ora. Poi se fate tardi non date la colpa a me. Andiamo, va, che è tardi, su. Ai, ai, ai. Fabio. Le orecchie. Aio. È libero il cesso. E dai, Fabio. Maria Luì, vieni dalla va in cucina. E tu, Fabio, sbrigati che ci deve venire papà. E lui spiega. E lei? Prima io. Sì, mo c'è la prima lei. Mo dopo. Stivali. Sì, mo lo faccio vedere. Ma state. Umbè, daglielo tu a Vittorio l'olio di fegato di perlusca. 12. 13. Domani li porto dallo Scarparo, tengo le tacche consumate. Non ci potevi pensare ieri. 16. 17. 18. Vai alla donata o una festa da ballo? Ma che va? 20. La Jugoslavia ha detto che la Dalmazia è sua e noi rispondiamo, ma li mortacci tua. Sempre male parole, sempre male parole. È una canzone che dovevamo cantare a sfilata, una canzone patriottica. Sarà patriottica, ma è sboccata. E questa che sarebbe? E che ne so? Santa Caterina non è. Ma non ti vergogni. Lo sai che se lo dico a tuo padre ti pigli ammazzate? Ma se me l'ha data lui? Certo. A lui che gliene importa se un figlio si rovina la salute. Lo sai che si può diventare ciechi? Chiedilo al viceparroco e senti quello che ti dice. Ma qual è il viceparroco? Quello mezzo cieco? Proprio lui. Tiene le cateratte, stupido che non sei altro. E vatti a rilavare la faccia, ridicolo. E tu ancora non te vesti? Io alla donata non ci vado. Bravo, così ti rimandano a ottobre in tutte le materie. E perché non ci dovresti andare? Mi viano tutti in giro perché io sono ciccione. E beh, grassezza e mezza bellezza. Vatti a vestire, va. Mamma, mamma, qua c'è un bucio. Beh, te lo tieni. Maria Luì, attenta al latte che bolle. Piglia le tazze. Ma che ci danno il pranzo dopo la sfilata? Fino a stasera ti daranno il rancio. Ah, mamma, aiuti a mettere la fascia. Maria Luì. Tirate su. Va. Tira. Tira, dai. A scema. Ah, ma l'Italia se lo fa vestire. Ma è rimasto il braccio dentro. E non ci potevi stare più attento. E che faccio? Vado così. Mamma, sabato alla donata... Se te ci vuoi soffiare pure il naso, non fa complimenti. Capirai, vai in giro che fai schifo. Sabato mi hanno fregato pure il pompon. Non si dice pompon, è parola straniera. Chiamalo fiocco, nappa, non so. Italianizza, chiamalo pompono. E tu italianizza pure i giornali che porti a casa. Ma che stai? Vostra madre si è alzata storta stamattina, eh? Mamma, sabato alla donata mi hanno fregato il coso. Come faccio, ma... E io due mani tengo. Damon, brigatevi un po', morbidoni. Per noi la dura è al Circo Massimo. Per noi invece all'obelisco di Azzo. Ah, ancora lì stai. Credevo che ti volevi almeno rifare il letto tuo prima di uscire. Scusa, scusa tanto. Ma quello è bianco. E mo lo tingiamo di nero. È pronta la colazione? È pronta, è pronta.
mia, sta sempre in mezzo. Non mi toccasse. E chissà che me fa. Aspetta, il Fez. Ciao, ma. Se ti scappa di fare la pipì, dilla al caposquadra. Non te la fare nei calzoni come l'altro sabato. Io gli avevo detto. Andiamo, piccoli. Già che resti a casa, stiriamo il vestito blu. Domani vado con amici a festeggiare la promozione dei Rinaldi. Lo conosci, no? No, non lo conosco. Ma sì che lo conosci. Quello che sta a archivio. No, no. Beh, ciao, Antonio. Ciao. Cavaliere, buongiorno. Ciao, Tiberi. Bello lupacchiotto di papà. E mi raccomando, stasera mi dovete raccontare tutto quello che avete visto. Buongiorno. Buongiorno, signore. Com'è, non venite? No. Già, voi non ci avete la serra. Buongiorno, signora. Di mamma ce n'è una sola. Qua ce ne vorrebbero almeno tre. Una rifà le stanze. L'altra spiccia la cucina. E la terza, che sarei io, si rificca a letto a dormire. Cominciamo da qua. Thank you.
Moneta? Prima lettera. Per Diancina sembrano delle mignatte, addosso all'italiano. Ma guarda un po' se delle bestie così piccole debbono fare delle bestialità così grandi. Maledizione, non ci resta che cercare scampo nella... nel... Antonetta! Antonietta e non Antonietta. O mi chiami giusto o non mi chiami proprio, capito? L'osso di seppia ti tiene questi. Se ne parla venerdì prossimo. Guarda che stamattina non c'ho tempo da perdere a presa a te, eh? Adesso ti do la canapuccia e poi stai a posto. Dove vai? Rosmundo, torna qua! T'ho detto torna qui! Guarda che non fai ridere nessuno, sa? Mannaggia. Rosmunda! Ecco, guarda, stai lì, non ti muovere. Signore! Signore! Scusate tanto, mi è scappata Rosmunda. Mi è scappata Rosmunda. Cioè, tieni il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Fu
Forse dalla vostra finestra riesco a prenderla, se permettete. È da ieri che non mangio, sicuramente tiene fame. Vieni, vieni qua, su. Su, signora. Vieni. Guarda. Signora. Guarda. Provi a mettere del becchime qui, vediamo. Posso? Se lo prendo. Tutto questo disturbo, ma per noi è come uno di famiglia. Se se ne scappava stasera era una tragedia. Meno male che voi non ci siete andata alla sfilata. A me mi sarebbe piaciuto andarci, ma con un marito e tanti figli da preparare, da vestire. Sapete quanti figli tengo? No, nessun disturbo. No, io vi stavo dicendo che tengo 6 figli. E che se arriva il 7° ci danno il premio delle famiglie numerose. E che... A voi non ve ne importa proprio niente. E mo perché ridete? No, così perché... La vita è fatta di tanti momenti diversi e... E ogni tanto arriva anche il momento di ridere. Così, all'improvviso, come uno starnuto. A lei non capita mai. State ridendo di me? No. No. Anche se fosse così, dovrei ringraziarla. Anzi, devo ringraziarla per essere venuta qui, proprio adesso. Ma io non vi capisco. Non ci faccia caso. Oggi sono un po' sfasato. Adesso scappo, grazie. Aspettate, posso offrirvi un cordiale, un... Che poi non ho niente, perché non è veramente casa mia. Ve l'ho già detto, me ne devo andare. Si segga, accomodatevi, vi preparo un buon caffè. Ma ve l'ho detto, me ne devo andare, grazie. Come volete. C'è un po' di disordine, scusate. Li avete letti tutti? Sì, più o meno, ve l'ho detto, molto tempo libero. Oh no, forse non ve l'ho detto. Questi sono i 4 moschettieri, quelli del concorso della radio. Lo facciamo pure noi, sapete? Beh, questi sono 3. Diciamo che è l'originale. Volete leggerlo? Magari. Ma chissà quanto tempo ci metto, grazie. No, lo prenda, perché tanto fra quelli che io non... No, magari me lo prestate un'altra volta, grazie. Non credo che... Io abito qui da 2 mesi nel suo stesso caseggiato, non ci eravamo mai incontrati. Chissà quando ricade. Quando Rosmunda tornerà a scappare. Pronto? Ah, sei tu. Finalmente. Sì, quasi tutto. Ma non c'è molto, giusto i libri. Molti sono tuoi, li stavo scegliendo. Già, l'ho saputo ieri. Lo fanno sempre quando ci sono queste cerimonie. Per precauzione. Vedrai che tra un paio di giorni lo rilasciano. Ah, sì, sì, scusa allora. Ti richiamo io più tardi. Sì. Ciao. A dopo. Vuole sapere a che servono? No. Guardi, venga qua. Stia attenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anche indietro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
3, 2, 1, 3, 2, 1. Ha visto com'è semplice, mi dia la mano. Ma perché? Scusa. Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma uno, scusate. 2, 3. Ma che? Vedrà, 2, 3. Ma che stiamo uno. Facendo? La rumba. Ah, la rumba. Belle bimbe innamorate. Ma no, ma vi pare. Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età. Profumo d'amore. Mi sono sfilate le calze, messe nuove nuove stamattina. Ma lei m'ha abbandonato. Per tre. Triste perché. Su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci con frate, hanno un magico sapore. E voi ci andate spesso a ballare? Mai! E allora perché vi state imparando la rumba? Così. Questo è meno ballabile. E adesso scappo. Tengo certa roba sul fuoco. Grazie, tanto piacere di avervi conosciuto. Mi chiamo Gabriele. Ah già, non ci siamo neanche presentati. Piacere, Antonietta Di Bene. È un bel nome. Di Roma, Napoli, Bari, Milano, Torino, Genova, Trieste, Firenze e Bolzano. Tutte le stazioni dell'EIAR in collegamento con le stazioni del RAI e con la nuova stazione EIAR di Addis Abeba trasmettono oggi la radiocronaca parlata della sfilata militare in onore del Führer. L'ho ripresa! Ci colleghiamo con Via dei Trionfi. Le pendici del Palatino e del Celio, fra le quali si apre una delle strade più belle e più insigni della Roma mussoliniana, si sono gremite per tempo. Centinaia di migliaia di italiani e di stranieri, convenuti da ogni parte d'Italia ed Europa, per assistere alla storica celebrazione, sono giunti su Turbe, pronta ad accoglierli nella sua austerità immortale. Un festoso fervore ha caratterizzato le ore dell'attesa e, dovunque, una ordinata rapidità, una possente prova di efficienza in tutti i gangli della vita civile. Più gioiosa che altrove, l'attesa nelle caserme. Le armi, chiamate oggi ad una consacrazione come ieri furono chiamate alla folgorante vittoria, nitide e forbite attendono il segnale della gigantesca sfilata. Gli sbocchi di deflusso dell'enorme folla chiamata ad assistervi sono stati preordinati. Le vie hanno assunto il classico aspetto delle ore memorabili, quando, percorse da una popolazione intensa e festante, rassomigliano a fiumane cariche di splendente destino umano. Thank you.
soldati d'Italia e fedeli gregari di colore delle terre d'oltremare si apprestano instancabilmente, ansiosamente, perché l'ora della glorificazione li trovi sempre più fieri della loro marziale bellezza. Questo popolo potentemente inquadrato, armato spiritualmente e pronto ad esserlo anche materialmente, agli ordini di un capo dal genio indiscusso, questo popolo animato da una virile volontà di pace può ora offrire al mondo un superbo spettacolo di serena, consapevole fermezza. L'ha subito richiamato. Che me ne importa poi a me? Antonetta? Brava, mi hai fatto perdere tutta la mattinata. Eppure ci dovrei essere abituato, fin da ragazzo, o isolato o solo, che poi è la stessa cosa. Ma certo che conti, solo che è tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo, come si dice, stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui di fronte. No, è sicuro. La vita qualunque sia vale la pena di essere vissuta, non si dice così? E poi arriva sempre un pappagalletto a ricordartelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, lo sai. È come in un sogno, quando vuoi gridare non ci riesci perché ti manca il respiro. Poi ho voglia di parlare, te ne accorgi, vero? Oppure che ti devo dire, scendere nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a spaventarlo, a scandalizzarlo, a menargli anche, guarda, sì, fargli del male. Qualunque cosa, piuttosto che stare solo in questa casa che odio. Non dici niente. Pronto? Marco, parla, cazzo, ma di qualcosa. Ma quello che vuoi, non lo so, parla del tempo, di sport, di un libro che stai leggendo. Ma scusami. Sì, lo so quello che senti anche tu. No, lo sai che non possiamo vederci. E poi... forse sarebbe anche peggio. Senti, quando si è scoraggiati bisogna trovare la forza di reagire. E subito, se no non c'è niente da fare. Sei fregato, capisci? Senti, perché non ci ridiamo sopra, eh? Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due. Ti ricordi quella volta, Ostia, con quello lì del cocomero? Ma ridi, Marco, ti prego, ridi! E amico triste mi sono scelto. Sai cos'è che mi peserà di più? La tua mancanza. Curati. Fammi sapere della tua salute. Se appena succede ti richiamo. Ciao. Pensami quando puoi. Siete voi? Non sembra tanto contenta di vedermi. Tutti
No, è che quando bussano alla porta mi piglia sempre un po' di paura. Se uno chiede chi è, quello risponde amici. Pure se non l'hai mai visto. Non se l'hai visto una volta sola. Aveva dimenticato di prendere questo. No, non me l'ho dimenticato. Non voleva approfittare. E poi perché? No, no, grazie. Se lo prende, è lei che fa un piacere a me. Ci sono pure le illustrazioni. Voi siete così gentili che mi mettete in confusione. Gli aeroplani! Ah, io quando passano gli aeroplani... Il famoso fascino dell'aviatore. Figurate. Certo, ci metterò un po'. Non c'ho tanto tempo per leggere. Con tutto quello che c'ho da fare qua... Grazie ancora. Arrivederci. Senti. Me lo offrire per un caffè? Un caffè? Sì. Ma sì, sì. Certo, scusate. Prego, accomodatevi. Però non guardate il disordine. Ah, come si dice? L'ordine è la virtù dei mediocri. E allora io sono un genio. Ah, no, scusi, io credo che fosse già fatto. Lasci fare. No, no, che ci vuole? Però accomodatevi di là. La cucina non è un posto per gli uomini. Ah, io ci sono abituato, sono scapolo. Scapolo? Sì. Allora, pagate la tassa sul celibato. Eh già, come se la solitudine fosse una ricchezza. No, no, permette. Mi ha sempre divertito. Pensi che mio nonno ce lo lasciava fare come premio. Ogni nipote 3 gin. Finché tutto il caffè non era macinato. Una volta mi caccio via perché ne avevo fatti 4. Le alte gerarchie militari e politiche sono in attesa dei 2 condottieri. Scusate, vado a preparare la macchinetta. Di che cosa vi occupate? Siete impiegato? Sono annunciatore alla radio. Alla radio? Sì. Ma adesso sono in aspettativa. Si devono chiarire certe questioni. Sta bene quel ricciolo sulla fronte. Se ne cala sempre. Mio marito lavora al Ministero dell'Africa Orientale.
Lui è, come vi posso dire, un capo ufficio del servizio usciere. Ma anche il vostro deve essere un lavoro di soddisfazione. Sì, è abbastanza. Noi ancora la radio non ce l'abbiamo perché abbiamo dovuto... Chi può essere? Amici, non dicono tutti così. Chi è? So io. Sono venuta a prendere la chiave del terrazzo. Ce la dovete avere voi, ieri non me l'avete ridata. Sì. Devo ridire ai panni. Che ci avete? Non pensavo a voi. Quando uno è solo in casa è sempre suonare alla porta. Ecco, è proprio quello che vi volevo dire, Sor Antonier. Come si dice a Roma, meglio sole che male accompagnate. Quello che sta di là, io non so niente, per carità, ma vedo all'aria di uno di quelli che è meglio perderli che trovarli. Ah, è il signore di fronte. Sì, siccome quando mi è scappata Rosmunda, lui gentilmente... Io non mi impiccio, non voglio sapere niente, non so manco chi è e chi non è. So soltanto che è un bispetico, un lunatico, un cattivo soggetto. Insomma, per dirla chiara, io non piaccio a lui e lui non mi piace a me, ecco. I reparti motorizzati avanzano i più poderosi strumenti della guerra moderna. Sentitemi, dovete scusare, ma mi dispiace, era la portiera. Ha capito che stavate qua. Forse vi ho visto salire, non gliel'ho detto io. Mica perché c'era niente di male, ma... Ma quello è così maldicente che... Allora, forse è meglio... Vuole che me ne vada? No, non è che voglio. Voi siete così gentili, mi dispiace, ma... Ma è meglio. Finisce sempre che ci adeguiamo noi alla mentalità degli altri, eh? Anche quando è sbagliato. E voi allora? Anche voi avete smesso di macinare il caffè quando sono andata ad aprire la porta, per non farvi sentire. No. Aspettate. Anche io lo voglio il caffè. Venite. No, guardi, non vorrei metterla in imbarazzo. L'ha detto anche lei che è meglio... Ho detto. Io... Io non sono pratica. Voi siete un estraneo, scusate. In casa non c'è nessuno. Forse è vero che non sta bene, che ne so. Certo. È che vi sto proprio ammosciando con tutte queste chiacchiere. Forse era meglio se ve ne andavate al bar. Se ne scende sempre. Il contrappeso è leggero, bisogna bilanciarlo. Pure elettricista, oltre che... come si dice? Radioannunciatore? Sì. Insomma, voi parlate e tutta l'Italia vi sta sentendo. Già. E se vi scappa da ridere, che fate? Ah, è grave. La risata inonda certe multe. Voi ne avete biglietto? Altro che... Rosmunda, ecco qui la nostra Rosmunda. Allora questo è un vostro collega. Ah, Guido Notari. Sì. Oh, ma lui è bravo. Non gli scappa mai da ridere. Ah, no, è la sveglia. La faccio suonare ogni ora, così mi so regolare meglio con il tempo. Adesso quando passo un'altra ora so che è mezzogiorno. Ma non sarebbe meglio guardare ogni tanto che ora è? Eh già, e se mi scordo di guardare? Ma
no, poi tutti in disordine, su, per cortesia, non mi piace. Ma no, scusate, dove andate? Era il mio gioco preferito, il montopattino. Ma questo mica è normale, almeno una rotella gli manca. Adesso il caffè deve essere pronto. Sedetevi qua. Ma non vorrei incomodare troppo. Ma che incomodo. Basta che vi state fermo. Risale al 1884. Insieme sono passati di battaglia in battaglia, di arrendimento in arrendimento. Sani, Dogami, Acqua, Le Due Palme, Montegrappa, Piave. Ecco la forza di rappresentanza di un esercito di 8 milioni di soldati. 30.000 uomini. 400 carri armati, 400 cannoni. È strano guardare se stessi dal palazzo di fronte. Eh? Come dite? Niente. Abbagliati. Lo conoscete di persona? Io fisicamente me lo immagino un bell'uomo, alto, sempre allegro. Come me? Voi non mi sembrate mica tanto allegro. Dipende dai giorni. A me mi piace come canta. Ci mette tanto sentimento. Sfidano i carlisti. Quartieri antichi, chiusi nelle lucenti corazze dei loro mezzi circolati. Mussoline, io che sono lo sposo e ben un soggiornoso, stornello pozzese. Indispensabili elementi di fanteria motorizzata completano l'agilissimo strumento in talona. Ti piace il mio albo? Ah, è suo. E credevo che fosse di uno dei suoi figli. No, no, mio. Ti piace? Bel cavallo, guarda. Quello è Ned. Ne tiene tre. Ned, Aprile e Fufu. Quanto zucchero? Tre. Ne ho due, grazie. Si dice che ogni mattina spezzi le reni di un cavallo e la sera quelle di una donna. Poveri cavalli. E povere donne. Se ne dicono tante su di lui. Buono. Ha fatto bene a non accettarla a casa mia. Lo sapete che io una volta, 4 anni fa, l'ho incontrato. A tu per tu. Davvero? E dove? A Villa Borghese. Lui passava a cavallo. Io mi fermai e lui al galoppo mi lanciò uno sguardo. Diventai tutta una fiamma.
stavo con la borsa della spesa, figurate. Mi sentii le gambe spezzate. Poi mi cominciò a girare, a girare, a girare tutto intorno e caddi a terra svenuta. Con uno sguardo lanciato al galoppo. Alcuni passanti mi aiutarono e come Dio volle raggiunsi la circolare. Quello stesso giorno scoprii che ero incinta di Vittorio. Conciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo? Ma certo che sono d'accordo. Perché? Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no? Sì, sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno, e tantomeno per le donne. Certo che voi siete bella complicata. Mia madre, per esempio, non era un maschio, ma era un genio. Scriveva, dipingeva, lavorava come contabile. Era lei che mandava avanti la casa, mica mio padre. Tutte le decisioni le prendeva lei. L'unica decisione che prese mio padre fu quella di andarsene di casa. Era una gran donna. Però il marito non se lo sapeva tenere. O forse non se lo voleva tenere. Mia madre invece era una donna completamente diversa. La sera quando papà rincasava, allora stavamo ancora a Napoli. Questa deve essere un'altra volta lei. Ah, senta, le dica che se qualcuno mi cerca, io sto qua. Stia calma. E perché? Mi vedete nervosa? Ecco qua, ho riportato la chiave del terrazzo, Sor Antonie. Però ho visto che pure voi ci avete i panni da ritirare. Sono asciutti. Sì, grazie. Adesso ci vado. Che sta ancora lì? Sì, perché mi sta riparando il lume della cucina. Chi? Quello? Io non gli farei riparare manco il secchio della monnezza. Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con lui? Io lo dico per voi, figlietta mia. A frequentare certa gente, una si può trovare pure nei guai. Io prima non ve lo volevo dire, ma l'inquilino del sesto piano è una mezza cartuccia, un disfattista, un antifascista. Che in parole povere poi sarebbe come di un figlio della mignotta. No. Ah no? E secondo voi perché l'hanno mandato via dalla radio, eh? Lo sapete che gli hanno detto? E mo che fai, le metti a sputare nel piatto dove mangi? E beh, allora... ridacci il piatto. Ma una persona così per bene non può essere un antifascista. E il per bene non c'entra. Io per divene una conosco un ladro che è venuto pure a rubare qua nel palazzo nostro. E adesso è caposquadra della milizia. Uno può essere pure un mascalzone, che vuol dire? Quello che bisogna vedere è se è fedele o no al partito. Questo conta, non ve pare? Ora sfilano i granatieri di Sardegna e di Savoia. Il comandante generale della milizia, Benito Mussolini, illustra all'orecchio del capo del Terzo Reich le benemerenze dell'arma. Il volto del Führer appare commosso di fronte a questo spettacolo nel quale palpita tutta la storia di Russia. Sentite, io devo sapere. Come se nello stesso palco. E dove? Di qua. I Cesari e i consoli che portarono nel mondo la forza e la giustizia di Roma. Ma che state facendo? Sto riparando il lume. Se la portiera torna a controllare, vede che non è aggiustato. Vi siete messo a sentire? Solo all'inizio.
Poi avete abbassato troppo la voce. Lasciate stare quel lume, io devo andare in terrazza. No, ho quasi finito. Cosa le ha detto la portiera di me? Di voi? Perché, che mi doveva dire? Beh, in genere sono il suo argomento di conversazione preferito. Dopo la buonanima di suo marito, si intende. Che quando agonizzava, invece del viatico, chiese di morire indossando la camicia nera. Era un gran bravo uomo, un vero fascista. Non era un disfattista, un sovversivo. Come me. È vero, ha visto che gliel'ha detto. Quando la gente parla è sempre segno che qualcosa di vero c'è. Io non credo che l'inquilino del sesto piano sia antifascista. Semmai il fascismo è antinquilino del sesto piano. Già, sono gli altri che ce l'hanno con voi. Ma state messi. Ancora un po' di sabbia. E allora? Perché vi hanno mandato via dalla radio? Per sfizio? Perché... Forse perché la mia voce... Non era come prescrive il regolamento Eyal, solenne, marziale, vibrante di romano orgoglio. Io avevo poco romano orgoglio, forse perché sono nata a Viterbo. Sì, sì. A chiacchiere chi vi batte a voi? Secondo me, scusate la franchezza, hanno fatto proprio bene. Beh, io... La scossa! Madonna, la scossa! Ho fatto finta! E chi vi possono ammazzare? Scusate, quando c'è ce vo'. Quasi, quasi mi pigliavo un colpo. E con quella che sta sempre a sentire tutto. Chissà che si pensa. Ma siete venuto proprio a compromettermi, in casa mia. Insomma, discendete che devo uscire. Io volevo solo farla ridere. E si è visto come mi avete fatto ridere. Però il lume è a posto, non scende più. Sono stato bravo. Bravissimo. Poi mi mandate il conto. Ma... Guarda, sono tutti bottoni. L'ha fatto lei anche questo? Sì, io, con le mie mani. Perché devo rendere conto a voi? No, è gagliardissimo. La porto, per piacere. Poi, adesso che hanno inventato le chiusure lampo, i bottoni devono anche servire a qualcosa. Voi, no? Con questo spirito di patate non fate ridere nessuno. Beh, arrivederci. Ma che fate? Invece di scendere, salite? Sì, passo dalle fontane. Così evito la portiera. Fate come vi pare. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Su che? Sugli albi di fotografie. E cosa cambiava? Cambiava. Che non vi facevo entrare in casa mia, ecco che cambiava. Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee? Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere. No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, 6 figli. Ma perché non ride? Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? Che è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta da stamattina, lei. Ma perché mi date del lei? Lei è contenta, lei è sicura delle sue idee. Ve ne siete andato? Meglio così. Però potevo pure salutare. Le bimbe innamorate mi saranno 5 frate e un magico sapore. D'accordo, lasciatemi. Basta con il lei. Da questo momento ti darò per il tu. È troppo matto. Hai visto che stai ridendo finalmente? Non sto ridendo. Ah, peccato, perché secondo me quando ridi sei molto più bella. Una volta, forse. Pace. L'azzurro cielo è il fulgore del suo sole primaverile e solcato dalle grandi aquile dal cuore d'acciaio, arcobalenanti di tricolore, dirottate dai nostri piloti sulla via delle stelle verso i confini del mondo. Ah.
Banale scherzo finito tragicamente. Hai visto che mi ha graffiato? Guarda. Ben vista. Che c'è? C'è che mi sono scocciata dei vostri scherzi, chiamiamoli così. Io non lo so che vi siete messi in testa, ma vi state sbagliando, questo è certo. E senza che fate quella faccia, avete capito benissimo. Antonietta, io non avevo, ti assicuro, nessuna intenzione. No, ma che? Ma avete abbracciato per combinazione. Voi uomini siete tutti uguali. Ma io me l'aspettavo. Da stamattina. Te l'aspettavi? Da me? Primi tre moschettieri. Poi il caffè. Certo che nel vostro ambiente deve essere diverso. No, lasciate che faccio da sola. No, no, anche a casa aiutavo sempre. Attrici, cantanti, annunciatrici. Apposta vi siete fatto mettere il telefono. Vi è fatto di pensare alla scossa che il contatto di questa vita città, il ruolo di tanta storia, darà al genio mistico e meditativo del cancelliere del Reich. Andate. Andatevene, per favore. Vi ho detto per favore. Ve ne dovete andare. Prima, quando mi avete abbracciata, ce l'avevo più con me che con voi. Perché? Perché da stamattina che vi guardo. Te ne devi andare, hai capito? Io non sono pure. Mai, mai, mi devi credere. È la prima volta. La prima. Dimmi tu, Gabriele. Ti prego, dimmi. È importante. Gabriele. C'è una frase nel tuo album. L'uomo deve essere marito, padre e soldato. Io non sono né marito, né padre e né soldato. Disfattista, inutile. Che con tendenze depravate. Così hanno detto. Non capisco. Hai capito benissimo. È così. Che
ti aspettavi? Che ti aspettavi? Baci, bozzichi, tastate, mani sotto le vesti. È questo che ti aspettavi da stamattina? E questo si deve fare quando si resta soli con una donna? Rispondi, tanto tutti gli uomini sono uguali, è vero? Non mi toccate, lasciatemi. Bisogna farvelo sentire, perché questo è il muscolo più importante. È vero! Non mi toccate più. Mi dispiace per te, ma ti sei sbagliata, cara. Ti sei sbagliata! Io non sono quel maschione virile che speravi. Sono un frocio. Frocio! Così ci chiamano. Al biliardo di Piazza Tuscolo, quando scoprivano uno come non gli calavano i calzoni e gli ficcavano la stecca nel culo. Questa è... Hai capito cosa gli facevano? Che ne sai? Madonna, questa è matta. Che ne sai tu? Sei una piccola donna ignorante e ottusa, una maritata in fregola, ma tanto per bene, tanto per bene. Una di quelle che dicono, Vito, è stato un momento di debolezza, cosa penserete di me? No. Disposto a farsi sbattere in terrazza, non è ma pronta a giudicare, a linciare, ma che ne sai? Che ne sai? Che ne sai tu? Zitto, la portiera. La chiamo io la portiera. Portiera! Portiera! Così lo sapranno tutti finalmente. Che l'inquilino del sesto piano è Ricchione, è Finocchio, è invertito! Per scrivere per radio ai quotidiani del mondo, questa rivista militare in via dei trionfi ci riempie di legittimo orgoglio. Composta in battaglioni poderosi, la forza militare del popolo fascista, del nostro popolo esercito, passa nella luce di Roma davanti al grande ospite. Tutto quanto di più moderno in fatto di mezzi e di armamenti può contribuire a rendere forte e temibile un esercito, scorre rombando e sfondorando davanti al capo della nazione amica che assiste visibilmente sorpreso e compiaciuto. Folla preme nell'impazienza della vita per ascoltare le parole di Mussolini e di Hitler che verranno trasmesse dagli altoparlanti. La 14ª leva fascista allinea nelle sue file 1.353.716 organizzati. Inquadrate queste forze di leva. Maschi 35.500, femmine 25.839. Mi dispiace. Perché non entri? Sono affrittata sul fuoco. La folla cambia i due condottieri per rinnovare.
rispettoso silenzio, Benito Mussolini, fondatore dell'impero, rivolge il saluto dell'Italia fascista al capo del Terzo Reich. L'Italia fascista non conosce che una sola luce etica nell'amicizia. A questa legge ha obbedisce e obbedirà la collaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Con una mi sono anche fidanzato. Una della radio. Perché si risapesse. La portavo a cena, al cinema. Insomma, in tutti quei posti dove ero sicuro che ci avrebbero vista assieme. Mi fingevo pazzo di lei. E lei di me. Era una buona amica che voleva aiutarmi. Ma forse recitavo male la mia parte. Poi un giorno mi hanno chiamato in direzione e mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia Eger. Non è la tessera del partito, mi hanno detto. No, ce l'ho. Ma dice, ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora io tentai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Sì, insomma che ero un individuo normale. Ci hanno creduto? Ma che? Ah, aspetta. Ma certo fu un errore. Se uno non lo è, non va in giro con il certificato, no? E questa è la cosa più grave, che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso, a nasconderti. Che le nazioni d'Europa troveranno quella tranquillità e quella pace che sono indispensabili. A me però l'hai detto. Sì, con te ho trovato il coraggio. Perché non sei come gli altri. Non è vero. T'ho pigliato pure a schiaffi. Già, però stai qui con me. Come fai a tirare avanti? Mi occupo di corrispondenza pubblicitaria per conto di un grande emporio. Scrivo gli indirizzi dei clienti sulle buste. È un lavoro che mi ha lasciato un mio amico. Partito più di un anno fa. Confinato in Sardegna, a Carboni. Era un sovversivo. Sovversivo come me. Andai a salutarlo quando lo imbarcarono a Civitavecchia ed è stata l'ultima volta che l'ho visto mentre saliva sul battello. Tiene una bella calligrafia. Me ne spedisci una pure a me. Ora Adolfo Hitler, capo del Terzo Reich. Pure io tante volte mi sento umiliata. Considerata meno di zero. Mio marito con me non parla. Ordina.
di giorno e di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa con le altre. Ma come, non ti è fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura. Fedele. Alla patria. Sai quei posti dove vanno gli uomini a pagamento? Lui è conosciuto più lì che nel suo ufficio. Ma finché erano quelle lì, invece il mese scorso gli ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare in via Ruggero Bonghi. Mettersi con un'istruita. È come se mio marito è come dire a una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Vero, è vero, io a scuola ci sono andata poco o niente. E una lettera come quella, anche quando gli volevo bene, non gliel'ho mai scritta. Ma perché non la so scrivere? Un ignorante gli puoi fare qualunque cosa perché non c'è rispetto. Sei gentile. Luce, luce. So wie Sie und Ihr Volk die Entscheidung erreichen haben, Deutschland die Freundschaft gehalten haben, werden Sie und mein Volk verdammt, die gleiche Freundschaft. Mi piace quando mi tocchi tu.
strano. Non sento nessun rimorso. Anzi, con lui non è mai stato così. Non pensavo che era così. E tu? Essere come sono io non significa non poter fare l'amore con una donna. È diverso. È stato bello, ma non cambia niente. Incontrarti, conoscerti, parlarti, stare tutto il giorno con te, proprio oggi. Questo è stato molto importante per me. Guarderò tutti i giorni la tua finestra. Come stamattina quando sono tornata a casa. Ti guardavo sempre e non arrivavo a combinare niente. E sabato prossimo quando vanno tutti alla donata. Mi basta vederti. Starti a sentire. Buonasera. Com'era la parata? È stata bella, eh? Io ho sentito tutta la radio. Bravo. Stanno tornando. Devo andare. Buonasera cavaliere, buonasera signora. Tutta me la so sentita la radio. Vi siete divertiti? Signor, com'è Hitler? Ah, è bellissimo. Ah. Ho sentita la radio, me la so proprio goduta tutta. Era bella la sfilata? Ammazza. Bravi. Una giornata storica, se la Cecilia. Pure per voi. Buonasera. Oh, adesso vuol generale grosso. Quello era Gary. Non era Es. No, Es è quello con l'occhio un po' da male. C'era tutto lo stato maggiore della grande sorella germanica. A me mi fanno male i piedi.
ti sei stancato? No. Buonasera. Tutti che gridavamo Duce, 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 e Duce stava lì che in fondo gli piaceva. Ma a un certo momento ha fatto un gesto verso Hitler come per dire, oh, e battete le mani pure a lui che è l'ospite. E allora la gente ha applaudito di più. Io di questa cosa non me ne sono accorta. Per forza, voi vanno messo lontano, io ho visto tutto. Antonietta mia, che spettacolo ti sei perso. Ah, oh, ma che ci fai a mangiare, minestra che ha la forchetta? Mando ce l'hai a testa stasera. Una giornata fatidica. Indimenticabile. E voi avete avuto il privilegio di viverla direttamente, di persona. A suo tempo, fra 20-30 anni, parlandone ai vostri figli, potrete dire: quel giorno c'ero pure io. A me mi hanno dato solo un maritozzo. Ma che hai fatto? Il pompone. Ma mi passi la mortadella? Tutta roba fredda. Tornava di fancazzo oggi, eh? Non è stata festa nazionale per tutti. Ma tu sei rimasta a casa, a dormire. Mi sa che c'èmo più cannoni noi di tutta Europa. Pure dall'America, papà. Ah, certo, loro sono bravi a fare cinematografo. Ma in fatto d'armi stanno ancora i peli rossa che i frecci. Per me l'arma più elegante è sempre l'aviazione. No, no, io preferisco la marina. Sì, beata a te. Peccato che non hanno potuto sfilare pure le navi. E come no, te le immagini le corazzate per via dell'impero. Ma te vuoi scansare? Metti giù le mani. Ma chi te tu, casci? Voglia, voglia fotografie per il tuo albo, ma? Mamma, mamma. Vedrai domani quanto ci avrai da ritagliare sui giornali. A forza di cantarmi è nata via la voce. L'hai vista la banda tedesca a cavallo? Eh no, ammazza gagliarda. Trottavano e suonavano, come facevano, boh. Dice che è orchestra personale del Führer. Se la porta sempre appresso. Sì, pure dentro casa. Mamma, Vittorio mangia con la sinistra. A scema. Ma com'è? Che il passo romano lo sanno far meglio i tedeschi che noi romani. Perché è faticoso. Tu lascia aperto. Siamo gagliardi pure noi. Hai visto quando sono passati gli alpini? L'ho visto, sì. Però le divise tedesche sono più eleganti. Certo che l'alleato lo siamo saputo proprio scegliere. Fa che scoppia un'altra guerra, gli famo un bucio così a tutti. Una giornata come questa va festeggiata. E se nasce il settimo, lo chiamiamo Adolfo. No, stasera no. Tu sbrighi davvero a letto. E poi ne riparliamo. Primo lunedì del mese di aprile 1625, il borgo di Meung, in cui nacque l'autore del romanzo Dalla Rosa, appariva in completo subbuglio
come se gli ugonotti fossero venuti a tentare una seconda Rochelle. Ecco, sono quasi pronto, eh? Fate, fate pure, abbiamo tempo. A che ora parte il battello? Tra 3 ore. Immaginate un Don Chisciotte a 18 anni, viso lungo. Viso lungo, zigomi sporgenti, segno di scaltrezza. Tanto più penosa per il giovane D'Artagnan.